Francesco Bonito, sindaco di Cirignola, che emozione è questa giornata in cui viene messo questo annullo filatelico di Nicola Zingarelli nel suo dizionario? È un sentimento di grande orgoglio, naturalmente, un grandissimo cirignolano, forse il più grande per quanto riguarda la cultura nazionale che nasce, guarda caso, dalla nostra città, e questo non può che riempirci di soddisfazione. È il ricordo anche di un'opera importante, fondamentale nella cultura del nostro paese, che è il dizionario di Zingarelli, che, come più volte ho detto, non è un dizionario qualsiasi, è il primo dizionario del Novecento ed è il primo dizionario che è stato compilato e redatto seguendo una lezione diversa da quella del passato, che era la lezione classica della Crusca, il riconoscimento del passato. Il vocabolario di Zingarelli è il primo dizionario della lingua attuale, della lingua parlata. E voglio anche annunciare che darò notizia nei prossimi minuti dell'iniziativa della mia amministrazione di dare alle stampe la copia anastatica della prima opera di Nicola Zingarelli. Okay. E la prima opera di Nicola Zingarelli del 1888 sono tre novelle cirignolane. Antonio Daddario, che emozione è oggi questo annullo filatelico dedicato a Nicola Zingarelli al vocabolario e che inorgoglisce evidentemente Cirignola e non solo? Finalmente, dopo aver tribolato per quasi due anni, oggi è la giornata conclusiva che per noi è una festa e dovrebbe essere analogamente una festa per tutti i cittadini di Cirignola, perché diamo il giusto omaggio a Nicola Zingarelli, il nostro concittadino, che un secolo fa pubblicò in un unico volume il vocabolario della lingua italiana, realizzato con una meticolosità e una particolarità tanto che ancora oggi viene pubblicato, aggiornato e viene pubblicato il vocabolario. Mostreremo il primo volume del 1922 a firma autografa di Nicola Zingarelli, ma mostreremo anche il vocabolario del 2024 prossimo, abbiamo già, di cui una copia dello storico dizionario e qui l'abbiamo vista, sì, insieme anche a tutte le altre edizioni pubblicate. Perfetto. È una giornata che ci riempie non solo di orgoglio, ma ci riempie di soddisfazione, e anche perché stiamo dando qualche cosa alla nostra città e speriamo che sia da lievito per altre iniziative.